Bene ragazzi, sono Gio, questo è un video nuovissimo sul mio canale, però questo qua è un video non è, uno non è live e due non è un video divertentissimo, diciamo un video serio che non è neanche un video incazzatura, ma diciamo un video delle mie opinioni, molti, comunque ho visto anche il video di FaZe Rain dove dice che quasi tutti gli youtuber, comunque la maggior parte degli youtuber sono delle persone false, tra virgolette, perché dicono solo quello che gli fa comodo e non quello che vogliono veramente dire, per non prendersi haters e comunque non prendersi una, diciamo, l'odio dalla gente in generale. Quindi quel video mi ha fatto anche abbastanza riflettere, quindi in questo video vorrò spiegare una cosa che ultimamente mi sta dando abbastanza fastidio, che così almeno potete dire, ve lo posso dire direttamente a voi in faccia, ai diretti interessati, cioè neanche più di tanto perché non è che mi interessi molto, però almeno così magari anche voi mi scrivete un commento con la vostra opinione su questo argomento, perché così almeno risolviamo, cioè comunque ne parliamo di questo argomento. Sotto non so cosa state vedendo, penso sia un gameplay su Ghost registrato da qualche parte, non so dove è, sul computer che gameplay c'ho. E comunque allora in pratica passiamo direttamente al video. Il video che si intitolerà penso "Standard improponibili, fakeare fa bene, punto di domanda". E allora ragazzi, innanzitutto vi dico subito che io in tutta la mia vita non ho mai fakeato, non so neanche come si fa, cioè me l'hanno spiegato così a caso dei miei amici che fakeano, amici, delle persone che fakeano, e io non l'ho mai fatto sinceramente, e anche se avessi fatto non mi vergognerei di dirlo. Ognuno è libero di giocare come cazzo vuole se prende un gioco, cioè se io prendo un gioco posso decidere di fare questa cosa, posso decidere di mettermelo il disco dritto nel culo, posso tirare il disco contro mia sorella e riprenderlo, ritirarlo. E fino a qua va bene, cioè è giusto come questo ragionamento. Questo ragionamento è giusto se il gioco lo usate per voi, cioè lo usate per i cazzi vostri. Non che del tipo adesso vai in privata a fare clip finte totalmente impossibili da fare online e le pubblichi come se fossero online e quindi diciamo dai l'opportunità a chi come me, come altre persone, comunque questo video riguarda solo i trickshotter e non c'entra nulla gli sniper, solo i trickshotter. Quindi i sniper anche se avete qualcosa da dire ditelo, ma comunque non c'entrate niente con questo video, c'entra solo i trickshotter. Comunque dicevo, se voi fate delle clip in privata improponibili che le spacciate per clip online, secondo me è totalmente sbagliato, perché chi prova adesso, tuttora adesso, a fare clip online, diciamo, anche senza setup, come ci sto provando io, vi dico, l'unico gioco dove setup è Ghost, perché salvataggio, cerca e distruggi, FFA non si trovano, lobby, se si trovano solo i tryharder. Tra l'altro su FFA ho provato ad andarci, ma arrivi all'asta 30 secondi dalla fine, perché ormai ci sono pochissime persone su Ghost. E quindi su Ghost, quando vado a fare trick, gioco col setup, mentre su zona di lancio per far feed, ovviamente no. E dicevo, se voi fate le clip fake, come ad esempio aimbot trickshotting dei FaZe, e le spacciate ovviamente per clip fake, clip in Nazza, Nazza Lobby e tutte le robe del genere, e lo dite, così va benissimo. Anche a me piacerebbe fare un video su, diciamo, su un gioco con le, diciamo, con i super salti oppure da out of map e tutto. Anche a me piacerebbe fare un video del genere, però non c'ho possibilità perché non avendo più la PS3 e su Xbox non conoscendo nessuno, non posso più fare un video del genere. Alcuni mi dicono, sì, Gio, ma lo fanno tutti, non capisco perché io adesso devo giocare legit. Non ha senso questa cosa, perché cioè, ho capito anch'io che lo fanno tutti, per questo ho smesso di andare per clan, di fare RC su RC, perché secondo me ormai è diventato questo sistema, ma non italiano, ma in generale, è diventato uno schifo. Praticamente solo i FaZe Red sono gli unici due clan che non usano clip fake, anche Soar e Obey forse, ma forse, non lo so, eh. Sono gli unici pochissimi clan che usano clip non fake. Trickshotting, ovviamente, sto parlando di trickshotting. Anche in Italia si crea un clan e praticamente già la metà delle clip che caricano nelle cam sono tutte fake. A me sta cosa dà fastidio, cioè, più che altro a me, soprattutto su BO2, la maggior parte di clip fake sono BO2, almeno di quelli italiani. Su MV2 nessun italiano gioca, tranne Blur e altri ragazzi veramente vecchi, nel senso che giocavano tanto tempo fa. E comunque non me la sto prendendo con nessuno, non sto dicendo tu figlio di puttana che i fake sono coglione, non sto dicendo questo ovviamente, perché voi potete giocare come cazzo volete. Chi sono io per dirvi no, non devi giocare così, devi giocare come dico io, questa cosa non ha senso. Però sto dicendo, cioè se almeno fate clip fake, ditelo che sono clip fake, non spacciate per clip online, perché non mi sembra veramente giusto nei confronti di chi va a giocare online per provare per un clan, perché anche secondo me adesso provare per un clan non ha un cazzo di senso. Io faccio clip per il mio episodio, per l'episodio che uscirà su GTF, per il mio montaggi speciali dei 10.000 iscritti, 20.000 se ci arriverò, per farvi capire, cioè a me non è che frega cazzi, più che altro mi fanno pena tra virgolette tutti i ragazzi che adesso sono quasi costretti a giocare in bomba, setappare, a far clip fake semplicemente per andare avanti in clan inglesi barra italiani. Comunque ragazzi, al limite voi nei commenti lasciatemi un commento dicendomi la vostra opinione, cosa ne pensate voi, cosa ne pensate della mia di opinione. Non è un video hating, che non voglio ovviamente prendermi haters per questa opinione, cioè arrivare al punto che se carico un video su YouTube, mi sta chiamando su Skype Kiva Mort, arrivando a fare un video su YouTube dove parlo della mia opinione personale, prendersi un sacco di hating perché la mia opinione è diversa dalla vostra, mi sembra una cosa veramente stupida da bambini e sciocca. Cioè, secondo me non ha proprio senso fare una cosa del genere.
Ho voluto condividere la mia opinione per dirvi cosa ne penso di questa cosa, perché molte persone me l'hanno chiesta su questa cosa, e soprattutto perché è uscito il mio episodio, tutti mi hanno rotto il cazzo, e che schifo queste clip 720, sta zoppa. Quelle persone, diciamo, mi hanno fatto un po' ribrezzo, perché la maggior parte delle persone che hanno criticato le clip del mio episodio fanno clip fake, clip tutte in bombe e tutto. La maggior parte delle clip che ho ittato sono non setup, perché mi diverte di più anche, cioè. Ma io mi chiedo, che divertimento ci avete di fare un round voi cliccate, un round i nemici? Secondo me non ha senso sta cosa, soprattutto che divertimento c'è andare in privata e triccare su uno fermo con l'aimbot. Io dico, potete giocare come cazzo volete, ma io non mi divertirei per niente. Cioè, io mi diverto andare online, sclerare come un pirla, urlare tante di quelle bestemmie che continuano a killarmi prima di arrivare all'asse su tutte le modalità. Non capisco perché vi divertiate a giocare così soprattutto. Che senso ha? Cioè, perché poi non siamo arrivati, almeno io non sono mai arrivato al punto di giocare semplicemente per entrare nei clan. Secondo me anche questa cosa è sbagliatissima, perché se tu giochi tutto il tempo per entrare in un clan del cazzo, dove ci starei, toh, un mese al massimo, far uscire il tuo episodio, bello, esci anche da quel clan. Che senso ha giocare tutto il tempo, chiudersi, isolarsi dal mondo per fare delle clip per entrare in un clan? Non ha senso, soprattutto se queste clip le fai, diciamo, se diciamo fai l'avvantaggiato, di mi chiamano ancora su Skype, fai l'avvantaggiato rispetto agli altri, le fai in un altro modo come le fanno, ormai la maggior parte delle persone è cazzo, perché ormai la maggior parte delle persone fegano, ma comunque non vedo non trovo il perché la gente segui la moda, cioè, addirittura delle persone si comprano una PlayStation modificata per fare da host a tutti i loro amici che vogliono fare clip setup. Cosa? E vabbè, nulla ragazzi, il video è finito qua, spero che la mia opinione sia, diciamo che sia diversa dalla vostra, perché voglio vedere tante persone che commentino questo video con la loro opinione. Se la vostra opinione non vi sia piaciuta o non volete mettere like, non mettetemi dislike perché non ha senso, non è che sto facendo un video per pararmi il culo, anzi, sto facendo un video per dimostrare cosa penso io e cosa pensa tutta la community, cioè, tra virgolette, tutta la community riunita qua sotto nei commenti a commentarmi con la loro opinione. Ditemi se siete d'accordo con me, ditemi se siete d'accordo con me in queste parti, in queste no, oppure ditemi se siete totalmente in disaccordo con me. Lasciate un bel like, un bel commento, ricordatevi il commento ragazzi, ci tengo tantissimo, aspetto veramente tanto i vostri commenti. Da giù è tutto, bella.